Ciao a tutti, siamo tornati oggi qua su Minecraft, ovviamente nella serie degli SCP. Eccoci qua. Io ho fatto alcune migliorie nella casa, ad esempio ho messo due SCP in casa, vabbè. Questo mi pare che è il 1000, non mi ricordo, 1162, questo era il 513. Qua nei cassetti ho messo dei materiali SCP che abbiamo raccolto nelle varie celle. E qua sotto invece ho fatto tipo una cella, diciamo, che ancora sto finendo per metterci SCP. Ovviamente non i mostri, questi qua oggetti, tipo infatti li dobbiamo spostare, ma ovviamente non adesso. Quindi l'SCP di oggi è abbastanza vicino, mo ci andiamo subito, ci riorganizziamo un attimo l'inventario. Me non l'avevo colorato. Ah no, ok, no, mamma mia, mi è venuta una cosa, oddio. Ah, è notte pure. Tra l'altro sta un SCP di là, non l'avevo mai visto, ma non è quello che dobbiamo andare a vedere oggi. Comunque, prima dormiamo e poi andiamo là. Che è venuta la notte, mo. Ok. Buongiorno. E ce ne andiamo. L'SCP di oggi è da questa parte. Ok, ansia, non ho manco finito di dire SCP di oggi da questa parte, già mi è venuta l'ansia. Vabbè, noi cerchiamo di andare avanti, io non vedo assolutamente niente, che cazzo c'è qua davanti? Sono gli SCP-513 questi, sta pure una cosa che cammina, mamma mia, che è questo, mo? È uno zombie? Boh, non riesco neanche a vedere bene. Non ci vedo niente, raga, con l'ansia. Cerchiamo di aggirare sti cosi. Su due. Ma sta un altro zombie qua. Annaggia. Non ci vedo un cavolo io. Mamma mia. Dobbiamo pure combattere. Andare all'SCP. Buono il ferro, ok. Vabbè. Questi in teoria se ci vai vicino se ne vanno. Ma guarda qua che brutti. Ma sono proprio brutti. Vediamo se li posso attaccare. Quello è scomparso. E ti danno l'ansia questi. E mo mi dovrebbe finire, infatti, perché se ne sono andati. Mamma mia, proprio vicino casa. Io pensavo che rimanevano là. E chi se l'aspettava questa? Porca puttana, mi sono messo paura, mo. Oddio, mi sono trovato davanti. Mamma mia, ma non è che mi seguono pure in casa. L'SCP di oggi è qua, lo so che non si vede niente. Eccolo qua, vedo le luci molto sfocate, ovviamente. Tanto l'ansia, un altro 10 secondi è finita. Vorrei aspettare prima che finisce l'ansia di scendere, perché veramente non si vede niente. Le luci sembra che fanno tipo una freccia. Mo, è difficile vederla con l'ansia, ovviamente, però prima si vedeva. Eccole qua. Vedete, sembra tipo una freccia di nuovo ansia. Stanno nella foresta. Raga, di nuovo ansia. Per 20 secondi, però. Eccolo là, e come li guardi ti viene di nuovo ansia, invece se ti giri vedete che passa, e quando li guardi raga, no io voglio scendere adesso, sotto c'è l'acqua, madonna è pure profondo, allora, la cella è già qua, ok, non dobbiamo manco fare giri della madonna, e io mo vorrei evitare di scendere. Vorrei evitare di scendere, mi sono cagato addosso. No, vabbè, qua è esplosa la cella, raga. Was shot by bandit. No, ho perso la roba. E mo devo uscire dal mondo perché non funziona più niente, ovviamente. Mamma mia, che paura che mi sono pigliato. E io ma come ci vado là sotto? Ma poi che effetti ti dà quando muori? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. E che paura che mi sono messo. Vediamo di far giri della Madonna, mi sono messo la paura che non finiva mai. Mamma mia, ragazzi.
stanno pure quei cosi in giro, no? Vabbè, troppi SCP, io non lo so se è esplosa la cella. Mi ho sentito chiaramente, e non c'ho manco la keycard per aprire la casa, no! E mo? E mo? Sfonda la porta di casa mia, ma guardate, se la riusciamo a ripigliare la roba. Ah, raga, è finita la serie. E mo stanno quei cosi là, e come cazzo ci torno? Vabbè, qua non ci stanno. Ah, mi sono pure frantumato il piede. Speriamo che non c'ho sanguinamento. Mamma mia, non vedo niente. Si carica il mondo, magari. Vedete che non ci stanno più gli SCP. Quei cosi, SC-513. No, vabbè, sta qualcosa di veramente pesante, secondo me, qua. Gallina depone uovo. Ah, eccolo. E quando uova sono le uova che fanno laggare il mondo, penso di sì. Comunque cerchiamo di non guardare dove stava l'SCP, quindi là sulla montagna. Io lo vedo, voi lo vedete, è là. È difficile vederlo, però non ci guardiamo e sta a posto, così non ci viene l'ansia. Io voglio scendere, ma se mi ammazza di nuovo il bandito, poi. È la fine. Ehi, che effetti strani, ti dà pure l'acqua. Ma non ci voglio guardare dove sta l'SCP. Scendiamoci, prendiamo la roba. Starà qualcosa? Boh. Cerchiamo di non farci ammazzare di nuovo. Non ci sa più niente. Non lo so, mi ha ammazzato. La cella non sembra essere esplosa. E io entro. Ah, mamma mia, raga, no, vabbè. Di male in peggio oggi, ci abbiamo messo solo 10 minuti per iniziare il video, ma questo già è un'altra cosa. Io mo mi riorganizzo un attimo le cose, la torcia elettrica, mi sono scordato pure di segnare SCP. Sto a fa un macello, dai, sta a posto così. SCP-3199, so il nome ma non so quello che dovrebbe fare. Si dovrebbe chiamare Human Refused, una cosa del genere. Intanto aspettate che mi curo il piede. Ok. E mo lo vado a cercare. SCP 3199. C'è un documento proprio. Mamma mia, che brutta l'immagine. Mamma mia. È pure tradotto male, cioè non è tradotto un cazzo veramente. SCP-3199. Vediamo se trovo un'altra cosa. Human Refused. Eh no, che è proprio inglese, capì? Vediamo se riesco a tradurre. Traduci. Boh, vediamo se va. Non va, vabbè, con lives SCP. Io sento detonate, boh, ma vuoi che esplode questo? Ci stava pure l'opzione italiana, l'ho chiusa. Mi sono proprio scemo, eh? Ok, allora, tutte le istanze vive di SCP-3199 devono essere contenute nel sito 144 all'interno di una camera di contenimento per umanoidi Keter, sì. Questo blocco deve trovarsi ad un'altezza di almeno 3 metri, una guardia di sicurezza, vabbè, a me non mi interessa. Descrizione. SCP-3199 detona una specie di entità biologiche. Sapienti di categoria 5, di origini attualmente indeterminate. Sebbene i campioni di tessuto indichino la presenza del pollo silky, scimpanzé, ermellino, cozza, vipera, boh, non lo so. Praticamente spawna delle cose, o no, è lui. Si trovano una media di 2,9 metri, la Madonna. Praticamente è un pollo, raga.
No, vabbè, lo vedremo. Questo è un pollo, sta scritto. Ah, iniziamo bene. Carta di livello 3. Ma io sono più furbo di lui. Prendo il bottone, me lo piazzo qua e via. E me lo devo riprendere, però. Mannaggia, non ho fatto in tempo. Vabbè, ma qua si entra l'SCP. Ah no, SCP 3199. Documento bianco. Vabbè. Il computer qua, ah, possiamo mettere noi il testo. Ci sta un'armatura però qua. Chi l'aveva vista? Armatura robusta. E vai, va, mettiamocela. Cioè, non ce la mettiamo, però teniamocela. Ah, prima cosa noi dobbiamo aprire sta porta che... Eccola qua. Via. Ovviamente dobbiamo entrare dall'SCP. E io stavolta non la rimetto, raga, tanto che ce ne frega a noi. Eppure il bottone non lo levo dalle mani. E qua sta una batteria. E qua stanno carte, ok, no, non so documenti. Controllo il ricettario. Vabbè, di qua comunque devo entrare di nuovo per aprire la porta. Infatti stanno due leve. Voi vedete che sta direttamente SCP? Penso di no, mica sono così stronzi. E infatti stanno due porte. Carta di livello 4, ok. Apro. Ah, vabbè, ma sono contenuti tanto. Vabbè, allora il bottone me lo posso pure portare dentro per aprire dopo. Non so che cosa dovrebbero fare. Cioè, tipo, depongono le uova, ho letto, una cosa del genere. Il bottone ce lo mettiamo qua. E fanno pure versi strani, mi pare, sti cosi. Comunque. Ma guarda che sono brutti. Sono contenuti nella stessa gelatina che dove è contenuta la campana. L'SCP non so che cazzo è. 513 ringhiera 087. Questo è della scalinata, raga. No, e perché sta la ringhiera della scalinata qua? Dell'SCP 087. Eppure questo è dell'SCP 087. Non penso, no. Parete rinforzate. Parete poi il pavimento. Proviamo ad aprire. Non lo so. E da dove dobbiamo aprire? Non vorrei aprire proprio in faccia a loro. Ora mi faccio un percorso con la cobblestone. L'ho buttata. Vabbè. Facciamoci un percorso con la cobblestone e apriamo dall'altra parte. Sembra se riusciamo ad aprire, ovviamente. E a farci pure un percorso noi per uscire dopo. No, secondo me sono aggressivi. Vabbè, proviamo ad aprire. Ok, fin qui tutto bene. Non vorrei entrare, però. Mamma mia, c'ho l'inventario pieno. Mamma mia! Eh no, però, non è possibile. Dai, ho perso tutto nella cella degli SCP. No, raga, è finita la serie proprio. Se non era finita prima, è finita. Ah, io devo pure dormire. Mamma mia, raga, che cazzo sta succedendo in questo video? Non ho mai fatto un video così. Dove sono morto tutte queste volte. Ah, vabbè, ho sbagliato a mettere la porta. No, è mostrando di nuovo gli SCP-513 in giro. E pensate se sono usciti SCP-3199. Ah, mi sono fratturato un'altra volta il piede. E chissà dove stanno i 513. Mamma mia, raga. Ma poi non era un pollo, scusate. Non c'è scritto che era un pollo. Non ci sta più l'SCP-513. Vedete se me lo ritrovo in casa. Oppure me lo ritrovo sotto qua. E no, invece ci sta. Non ci guardiamo, però sta a posto. Io l'ho visto. Ecco, lo vedete? Di là. Via. Mamma mia. Speriamo che non so perso le cose. Oh. Oh. Raga, non si apre la porta. No. E che è successo con qua? Vedo gli SCP, vedo degli zombie. No, 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 qua è successo qualcosa di brutto. E ho perso tutto allora. Ma che cazzo sta succedendo, raga? Ma porco.
Mi potevo portare il bottone che ce l'avevo sotto casa. Io non le riprendo le cose. Devo aprire un altro paio di blocchi qua per richiudere almeno. Mamma mia, blocco di gelatina. No, non potrò mai riprendere tutto. Almeno la keycard ce l'abbiamo. Già è tanto. Sì, io voglio richiudere, però. No, i bendaggi, raga, no, stiamo a consumare un botto di roba. Ma questi mi corrono addosso. L'esperienza l'ho presa, ho preso un altro paio di cose e sta a venire SCP fuori, ok. No, forse ce la facciamo, allora, devo fare il giro con la cobblestone dall'altra parte, no, vabbè. Ragazzi, stiamo a fare un macello, ma di quei macelli proprio assurdi. Almeno i bendaggi li voglio. È impossibile senza bendaggi. E poi sta pure il coso in mezzo alla cella, là, i pantaloni che sono loro. I pantaloni in mezzo alla cella. Mi sta a correre SCP! Mamma mia! Mamma mia! No, sanguinamento! Non c'ho i bendaggi! C'ho affaticamento 3 e sanguinamento per 40 secondi. Mamma mia, la corsa SCP dietro, l'ho chiuso, meno male. Che sono riuscito a chiudere. No, raga, devo riprendere assolutamente quella roba. La roba la voglio. No, non posso spaccare, è finita. E mo come faccio? Vediamo se posso spaccare col piccone. Prima si spaccava col piccone, mo no. Affaticamento 3, c'ho. È tipo la fatica del minatore. Aspettiamo che finisce il sanguinamento. Può essere che me se passa. No, perché io ho le braccia rotte, quindi mi sembra pure normale. Sta passando il sanguinamento. Finito. Vediamo se passa pure l'affaticamento. Ovviamente no. Mannaggia, non siamo riusciti a recuperare anche i bendaggi. Ma io non esco da qua sotto senza i bendaggi. No, è finita. Non dovevo chiudere. Era meglio far scappare SCP e no a chiudere, secondo me. Che cazzo mi interessa tanto scappano gli SCP? Io non posso spaccare proprio niente. Non basta l'affaticamento. È che c'era il braccio rotto, è normale. Io comunque chiudo qua il video. Non riesco a fare niente, non mi riesco neanche a recuperare la roba. Già stiamo a 18 minuti, mamma mia. Un video più tragico di questi io non l'ho mai visto. Non siamo riusciti a sperimentare SCP. Non sono riuscito neanche a uscire di casa, ma tra poco già stava l'ansia. No, vabbè, stanno troppi SCP in giro. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.